Sì, avete letto bene. Io sinceramente non pensavo di trovarmi a fare questo tipo di video, ma voglio farlo sperando che voi condividiate il più possibile, sia in questo canale che in quello di Muoviti Pulito, perché è veramente una cosa ridicola. Adesso, sinceramente, basta, ci hanno veramente rotto le palle. Vi faccio leggere l'articolo direttamente dal mio Mac perché legge sicuramente meglio di me e c'è veramente da incazzarsi. Il comune li aveva esonerati dal pagamento, ma il conto è arrivato ugualmente. Lo sfogo del padre, la mia famiglia vive una battaglia continua per far rispettare i diritti che la legge garantisce. Allora, lei a sinistra è Samantha, lui a destra è Fabio, sono miei amici d'infanzia. Lei è Ginevra, ha veramente due patologie gravi, quindi è una cosa veramente ridicola, fa solamente incazzare. Però è giusto che la sappiamo più persone possibili, di modo che possiamo almeno fargli vedere che non siamo d'accordo e siamo anche in tanti a non esserlo. Fabio a quella bolletta ormai non pensava più, dopo le sue proteste in comune a chi gli avevano detto di non pagarla, che lo smaltimento dei pannolini di sua figlia gravemente disabile era gratuito e da quel giorno era arrivato anche il contenitore apposito del consorzio rifiuti. Ora, dopo 4 anni, l'amara sorpresa, mi è arrivata quella bolletta con la mora di 514 euro, dice Fabio, non ci potevo credere. È tornato in comune, ma nel frattempo la giunta è cambiata e nessuno sa dargli una risposta esauriente. Io non pago, mi metteranno le ganasce all'auto, ma non pago. Sono arrabbiato, è già tutto così difficile, siamo sempre soli a combattere per quelli che dovrebbero essere diritti, come il Montascale, ricevuto da poco, abbiamo lottato 2 anni per averlo. C'è una legge nazionale che dice che ne abbiamo diritto. Mia figlia pesa 55 kg, è su una sedia a rotelle a causa di due gravi forme di disabilità. Eppure la SL TO5 diceva che non avevano i codici per la richiesta. Alla fine siamo riusciti a far intervenire la regione tramite l'associazione disabili e ce l'hanno messo. Cioè, ragazzi, cose veramente ridicole. Qui cambiano le giunte, quindi siccome è cambiata la giunta, sono affari di quello prima di me, quindi a me non riguarda. Troppo facile così, troppo Nel facile. frattempo a Fabio erano uscite 2 giorni per la fatica di portare sua figlia su e giù per le scale. Sono stato operato, mia moglie è rimasta sola con mia figlia, un incubo. La ragazzina, oggi ha 12 anni, ha bisogno di assistenza 24 ore su 24 e spesso bisogna essere in due, ha un sondino nel naso, è tracheotomizzata, ha bisogno di medicine ogni 3 ore, anche di notte. Eppure la famiglia può contare solo sulle proprie forze. Dopo tante proteste abbiamo ottenuto un'operatrice sociosanitaria per 5 ore a settimana e un assegno di 1.250 euro per assumere un'infermiera. Ma come possono essere sufficienti se pensiamo ai contributi? La tredicesima. A noi non serve una badante, serve un'infermiera. Adesso per chi ovviamente non vive una situazione così, fa fatica a capire, riesce solo ad immaginarla, però serve veramente un'infermiera, loro hanno imparato tutto da soli, non è così semplice, da fuori è semplice. Ora tutte le medicazioni le fanno mamma e papà. Abbiamo imparato in ospedale. Mia figlia è rimasta ricoverata per 2 anni a causa della seconda patologia. Ci sono giorni però che non riescono a fare una doccia, ad andare a fare la spesa. Basterebbe avere un'infermiera al mattino, ma tutti i giorni per sollevarci un po', dice Fabio. Senza contare che ora lui è in cassa integrazione, ma quando tornerò al lavoro, mia moglie da sola non può farcela. Le difficoltà non finiscono qui. Quando vogliono portare fuori casa la bambina alla passeggiata è un percorso a ostacoli. Appena fuori dall'uscio ho chiuso io due grosse buche con il cemento, ma non posso pagare la spesa dell'asfaltatura. Per la bambina ogni sobbalzo è una via crucis, ha un tubo nella trachea e il suo ondino, ogni scossone è molto doloroso. L'ufficio tecnico del comune ha risposto che la strada è privata ad uso pubblico, quindi non si può fare niente. Replica Fabio, io lo capisco, ma a volte basterebbe un po' di buon senso. Basta ragazzi, non c'è più niente da dire, c'è solo da condividere.